Sì, oh sì, oh sì, ah, oh, le tue ventose, ah, oh, polipi, ah, ah. Godo come un riccio, godo. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di cultura giapponese. Bene, in questo video vorrei parlare del sogno della moglie del marinaio. Cadremo molto molto in basso, però allo stesso tempo faremo anche cultura perché parleremo di una pratica o comunque di una fantasia che hanno avuto dei giapponesi già a partire dall'epoca Edo. Parleremo di tentacoli, i tentacoli delle piovre, i tentacoli dei polipi. Vabbè, diamo bando alle ciance, lasciate un mi piace e andiamo a vedere l'immagine di cui voglio trattare. Cercherò un pochino di censurarla, visto che YouTube non adora l'arte giapponese del ukiyo-e. Di recente ho fatto l'esame anche sulla pittura giapponese dell'ukiyo-e, che sarebbe la pittura del mondo fluttuante, e tra tutte queste meravigliose immagini di pittura giapponese, una ha letteralmente tratto la mia attenzione. Non so descrivervi la parole, però la definirei un'immagine insomma molto interessante, molto piena di attività. Vediamo l'immagine. Come potete vedere nell'immagine c'è una donna avvenente con un polipo gigante avvinchiato che la sta praticamente chiavando con i suoi tentacoli, con la quale bocca le sta succhiando avidamente la... Vabbè. Lì vicino c'è anche un polipo più piccolo che si presume sia il figlio o il fratello minore, non lo sappiamo esattamente, che si trova invece all'altezza della bocca della giovane e la sta praticamente baciando. Diciamo che questa immagine è una specie di ménage à trois tra due polipi e questa dolce donzella che era appunto la moglie del marinaio. Infatti quest'opera meravigliosa che definirei quasi a livelli della Gioconda è proprio chiamata Il sogno della moglie del marinaio. Ragazzi, cultura in questo video, tanta tanta cultura, tanta 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 cultura. Questo è un dipinto del 1820, ma la cosa più carina è che c'è anche un bellissimo fumetto che questo sito ha tradotto. Come vedete ci sono tutte queste scritte in giapponese che adesso andremo a leggere. Io adesso cercherò di recitare il dialogo tra questo polipo e la donna. Andiamo a leggere. Questo è il polipo grande che dice alla donzella: sono stato nascosto ad aspettare per così tanto tempo, ma alla fine ho ottenuto quello che volevo. Che splendida figa. Non c'è niente di più delizioso. Slap, slap, slap. Succhiare, succhiare a lungo. E alla fine ce l'ho fatta. Che magnifica figa. Puntini, puntini, puntini. Non può esserci niente di più delizioso. Zu, zu. Succhiare, succhiare, succhiare. La donna: chiavami, polpo. Ah! Non riesco a respirare. Oh, mi fai venire le tue ventose. Ah, oh, le tue ventose. Mio Dio, quello che stai facendo con quelle ventose. Sì, oh, sì, oh, sì. Non sono mai stata così. Ah, ah, dai, polipi. Bene, bene, c'è realmente scritto così, eh? Sì. Poi il polipo grande continua: dimmi come ci si sente ad essere presa da otto braccia. Ragazzi, vedi che sei così eccitata, completamente bagnata. E la donna continua: oh, sto perdendo il controllo, sto venendo. Ah. Sì. E poi interviene il polipo E poi interviene il polipo piccolo che dice: quando finisce, papà? Ah, sì, appunto, scusate, il polipo piccolo era veramente il figlio del padre, quindi è anche un po' un incesto tutta questa immagine. Comunque, quando finisci, papà, inizio io ad accarezzare e succhiarla usando le ventose. Che bel ritratto familiare, oserei dire. A few minutes later. Video direi che avete capito che se il mio canale non prenderà il via e non farò a breve molti iscritti, potrò sicuramente fare il doppiatore perché devo dire che ho veramente del talento. Comunque, queste meravigliose creazioni sono Shunga, così imparate termini nuove. Il Shunga vuol proprio dire primavera, infatti l'altra lettura della parola Haru sarebbe Shun,
quindi praticamente sarebbe la pittura del risveglio di primavera. E praticamente questo risveglio è un risveglio che comunque ha dei significati molteplici, e tra tutte queste risvegli c'è anche la natura degli uomini, e tra cui anche l'attività sessuale. Queste illustrazioni sarebbero praticamente dei veri e propri materiali pornografici per, diciamo, gli anni antichi, quando non c'erano ancora dei siti specializzati, che sono sicuro che anche voi guardate, o se non lo guardate bene. E molte di queste rappresentazioni sono presenti anche nel palazzo di Kotaishi. I personaggi principali di queste opere meravigliose, se volete ve ne descriverò altre, sono comunque le geishe, o comunque anche le prostitute dei quartieri di piacere, perché se sapete nel periodo Edo sono nati anche i primi quartieri dedicati proprio al piacere nelle grandi città giapponesi, appunto. Tra l'altro i protagonisti di queste meravigliose opere erano anche degli attori maschi di kabuki, perché non so se sapete che comunque il kabuki nell'antichità era tutto il cast degli attori era comunque maschio, e anche i ruoli femminili erano interpretati da maschi. Comunque queste immagini avevano davvero un'atmosfera adatta per le, come posso dire, per dipingere, e erano anche considerate una forma di virtù, perché se c'era una donna in assenza di compagno portavano questa donna a essere felice anche da sola. Chi fa da sé fa per tre. Quindi chi utilizzava praticamente questi shunga potevano essere per esempio le mogli di alcuni daimyo. Se vogliamo fare un paragone con la storia occidentale, diciamo, dei capi feudali, dovevano passare un periodo, un anno, poi comunque sono state fatte varie riforme, quindi dipende da che periodo Edo stiamo parlando, comunque dovevano risiedere per un certo periodo a Tokyo e poi per un altro periodo nel loro feudo, diciamo. In questo modo riuscivano a controllarli di più, e anche questi spostamenti erano particolarmente costosi, quindi prevenivano anche il fatto che loro diventassero troppo ricchi e più potenti del shogun in carica. Lo shogun è il capo militare. Un'altra piccola particolarità di queste opere è che venivano anche considerate come dei veri amuleti contro la sfiga. Sembra appunto che i vari militari portassero questi shunga proprio addosso quando andavano in battaglie, per evitare che potessero essere colpiti dal nemico. Quindi tu porti delle immagini con tanta figa per evitare la sfiga. Tutto logico. Io esco, Maria, definitivamente qua dietro. Vabbè ragazzi, che dire, questo video era un po' particolare, però è una piccola particolarità che magari molti di voi non conoscono, e quindi mi ha fatto piacere parlarne. Vi chiederei comunque di lasciare un mi piace, in descrizione vi metto il sito che ha tradotto comunque questo dialogo. Noi ci vediamo al prossimo video e ditemi cosa ne pensate di questi amuleti, e niente, un abbraccione da Seba, e nei prossimi giorni vi farò vedere un po' di Tokyo, perché sto facendo un sacco di belle cose, quindi magari i prossimi video li terminerò sempre facendovi vedere un po' quello che mi sta succedendo. Quindi da adesso in poi, a fine video, metterò sempre degli spezzoni della mia vita a Tokyo, quindi vi terrò un pochino aggiornati su cosa sto facendo giornalmente. Mi raccomando, guardatevi sempre i video fino alla fine, perché magari vi darò delle news che non potrete vedere altrimenti. Ciao. Buongiorno, andiamo a mangiare il ramen adesso. Qua? Qua. Siamo a Shibuya, si sceglie qua. Ecco che è arrivato il ramen, guardate che spettacolo. Questo mi piace perché è un ramen che non è troppo oleoso, quindi è quello che mi piace di più a Shibuya. Ma che bontà, buonissimo! Siamo a Shibuya! Shibuya! C'è pochissima gente! Stiamo guardando letti. Ok. Questo in Google? Sì. E cosa hai preso? Eh? E cosa hai preso? Ok ragazzi, siamo alle prese con i mobili dell'IKEA. Ma, cioè, scusate, ma come si fa? Che coetane. Ecco che siamo andati anche a vedere la mostra. Qui c'è qualcuno che si nasconde. Guardate che bei disegni che fa. Guardate se non è bravissima.
Lei è un'artista che praticamente si dipinge tutta la faccia di bianco e si trasforma in questi personaggi. Guardate che spettacolo, non sembra un disegno, cioè veramente spettacolare. Tra l'altro lei era anche in un mio music video, qualcuno la riconosce? Era nel music video di Fallen, c'era anche lei, ve ne lascio qui un pezzettino. I can't believe what you have done. Dragons rise, not falling, but then you fall from the highest floor. E guardate, guardate chi ho incontrato. Hi. Ragazzi, mini annuncio di fine video. Uscirà il 10 di marzo la mia nuova canzone su iTunes. La potete già prenotare, vi lascio il link per prenotarla nel primo commento.